Finisce 3-0 per lo Staletti, l'incontro a Chiaravalle, al Foresta di Chiaravalle proprio contro la squadra di casa. Un 3-0 maturato nel secondo tempo con una tripletta all'ultimo gol segnato da Macri addirittura al 94esimo. Una bella partita, un primo tempo diciamo sostanzialmente equilibrato, con occasioni da una parte e dell'altra. Probabilmente tutti e due potevate avere l'occasione di segnare. Poi nel secondo tempo, diciamo, forse la vostra preparazione, il vostro stare in campo meglio ha contribuito ad ottenere questa vittoria. Alessandro Pisano, allenatore dello Staletti. Indubbiamente credo che l'analisi sia più o meno giusta, anche se credo che anche durante il primo tempo avremmo meritato qualcosina in più nei primi 20 minuti. Poi siamo un po' disuniti perché abbiamo iniziato un po' ad alzare un po' troppo il pallone, a lanciare un po' troppo palla, cosa che noi non sappiamo fare, dobbiamo cercare di giocare sempre con la palla a terra. E nel secondo tempo credo che siano stati 45 minuti tutti a nostro vantaggio. Noi sapevamo che sarebbe stata una partita difficile perché il Chiaravalle è una squadra che è in salute, perché ha vinto la prima partita bene qua in casa contro la Rombiolese, con 3 gol di scarto, mi pare che abbia vinto. Poi è andato a Badolato a fare un'altra buonissima partita contro il Badolato, anche se si è aperto. Quindi noi eravamo molto attenti per questo motivo, perché sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Poi, se i ragazzi giocano come hanno fatto il secondo tempo, credo che siamo stati superiori. E voi venite giustamente dalla seconda vittoria consecutiva, dal pareggio nella prima partita fuori casa, quindi imbattuti 7 punti in un campionato che già dopo 2 giornate non è una squadra a punteggio pieno. Sì, effettivamente è un campionato equilibrato. Io lo conosco poco perché comunque l'anno scorso eravamo nell'altro girone, però devo dire che dalle prime battute sto vedendo un grande equilibrio. E niente, noi dobbiamo fare il nostro, cercare di giocare bene a calcio, che è la cosa più importante. Poi i risultati, se si gioca bene, vengono sicuramente di conseguenza. Certamente quest'anno non ci sono Atletico Botricello, Taverna e le altre squadre. Sembra un girone oltretutto più vicino anche dal punto di vista degli spostamenti. Sì, più vicino, non, ti ripeto, non conoscendolo non ti saprei dire, però io vedo squadre molto attrezzate, come può essere la Stilesi, il Borgia. Io ho letto delle formazioni interessanti, molto belle, quindi sarà un campionato avvincente sicuramente, anche questo come lo è stato quello dell'anno scorso. Ogni anno ogni allenatore cerca di migliorare la posizione dell'anno precedente. Tu speri quindi di entrare tra le prime 5? No, la nostra speranza è quella di giocare bene e poi la classifica la vediamo, la guardiamo alla fine. Sembra una frase fatta, ma in realtà è così, perché credo che l'ambizione di ogni allenatore è vedere la propria squadra giocare bene a calcio. Io credo che sia solo questa la strada per riuscire a vincere. Sascha Daniele, allora un rientro a Chiaravalle dopo tanti anni, diciamo, anche se sei giovanissimo, torni ancora nella tua cittadina. Però una partita che oggi probabilmente avete perso nel finale della partita, perché nel primo tempo avevate giocato quasi alla pari con lo Staretti. Sì, il primo tempo abbiamo giocato alla pari, ma il secondo sicuramente tra gli infortuni e la stanchezza e un po' della foga di vincere la partita, che era molto importante, abbiamo perso un pochino la regione mentale. Speriamo che in settimana capiamo l'errore di aver fatto in questa partita, di recuperare per domenica prossima. Forse vi siete sbilanciati un po' troppo dopo aver preso il primo gol, perché addirittura giocavate con 4 attaccanti. Ma bene o male, ai 20 minuti della fine perdi 1-0, è giusto andare avanti con la foga, Si possono però fare calcoli, giustamente. giustamente o ne prendi un altro oppure lo fai, però prenderne due di colpo a 3-0 là è brutto, perché c'è stato qualcosa che non è andata tra di noi compagni. Dicevamo con l'allenatore dello Staletti che è un campionato più equilibrato quest'anno, questo girone, perché non ci sono le corazzate dell'anno Non c'è una scorso. mazza squadra, non c'è quella che riesce a vincere 4-5 partite di fila. Bene o male, abbiamo visto che riusciamo a giocarcela con tutti. I risultati sono 1-0, 2-1, massimo 3-0. E speriamo che sarà un campionato divertente per tutti.